Allora, ragazzi, per la verifica, Yasmin, hai preso 6-. 6-. Leonardo, 8. 8? Grazie, prof! Sei stato molto bravo, Leonardo. Si vede che studi a casa. Guardi che studio anch'io, Yasmin, ma come mai Leonardo capisce e tu non capisci? Mi spieghi, per favore. Non è colpa mia se lei spiega in un modo che non si capisce proprio nulla. Scusi, veramente, ma è la verità. Fa veramente proprio schifo a spiegare. Non si capisce nulla di quello che dice. Ma come mai sempre date colpa alla prof? Guardi, scusi prof, che al mondo ogni persona è differente dall'altra e quindi non serve che lei mi insulti per quello che non mi riesce, perché se posso dire a me riesce essere bella e invece a lei no. Scusi prof, se vuole posso aiutarla io, Jasmine, a studiare matematica dopo la scuola. Bravissimo Leonardo, pensaci tu a Jasmine, ok? Va bene prof. La campanella? Ok ragazzi, arrivederci e ci si vede domani. Arrivederci. Arrivederci prof. Yasmin, cosa ne dici se dopo andiamo in quel bar vicino alla scuola a mangiare un boccone, poi magari dopo studiamo matematica? Sì, va bene, però sai com'è? Tu forse non mi conosci, ma io sono Yasmin e quindi ho bisogno di cambiarmi. Diciamo che utilizzare gli stessi vestiti per tutto il giorno non è molto adeguato per me, quindi ci vediamo dopo, va bene? Ci ritroviamo direttamente al bar. Speriamo che questa Alice non ci sia. Ma chi è questa Alice? Sai, è una che... sai com'è? È meglio che tu non la conosca. Ci vediamo dopo. Questo bar? Sì. Ma scusami, quindi non ho capito, te hai anche Instagram? Sì. Ah, e sei un modello? Sì, ma lavoro per un'agenzia di moda a Milano. Veramente? Sì. Ah, allora senti, a me piacerebbe un sacco diventare una modella, un'attrice, magari recitare in dei film, non so. Però cioè nessuno mi vuole, nessuna agenzia non riesce a riconoscere il mio talento, insomma, cioè... Beh, tranquilla, ti aiuto io a iscriverti a qualche agenzia. No, vabbè, ma non importa, cioè... No, tranquilla, ti aiuto io. Ah, ok, va benissimo. Ordiniamo qualcosa da sì, mangiare? Va bene. Cameriere? Sì, mi dica... Giuseppe? Yasmin? Cosa ci fai qui te? Sì, Yasmin, lavoro qui. Sono qua perché Alice non te l'ha detto, si sentiva male, è rimasta da sola. Capiscila, dai, poverina. Ho voluto aiutarla e ora eccomi qua a fare il cameriere. Ah, ok, allora buona fortuna per voi. Te invece cosa ci fai qui? Te lo presento, si chiama Leonardo, è un mio compagno di classe che mi aiuta con matematica. Piacere. Chi è questo schianto? Piacere, Leonardo! Sono Giuseppe, l'ex di Yasmin. Sì, perché non lo sai, sei una delle sue numerose conquiste. Buona fortuna, Leonardo. Vabbè, dai, cameriere. Allora, ordiniamo. Io prendo una pasta al pomodoro. Io dei tortellini. Quindi una pasta al pomodoro e dei tortellini? Ok. Ah, sai cosa offro io? Con il favore dell'agenzia, sai com'è, mi aiuti a farmi entrare qui. Ah, grazie. Offro io. Perfetto. Muoviti. Certo. Questo Leonardo si crede figo insieme a quella lì che si crede una dea, Yasmin, quando non lo è affatto. È solamente una ragazza come tutte le altre. E a Leonardo posso anche dargli dei tortellini freddi, freddo com'è già lui. Guarda Yasmin, ti ho portato un regalo. Grazie, ma che cos'è? Ah, un piccolo pensiero, niente di che. Miss Dior? Sbaglio o è l'ultimo profumo appena uscito? Sì. Scherzi? È pronto!
un regalo, un profumo. Guarda il tuo mio, ha rotto tutti i piatti. Mi sto sentendo un secondo male, vado un secondo in bagno. Oh mio Dio, Alice, guarda un po' che si vede. Proprio in questo momento. E poi Alice, sai, non esisto solo io. Ho capito che sono bella e tutto quanto, però non è sempre colpa mia. Anzi, non è mai colpa mia. Se quel cameriere ti ha lasciato, ha fatto proprio bene. Anzi, doveva. Come fa a stare con una così rompiscatole? E sei un egoista, Vizia, ma fai schifo e sei bruttissima. Tesoro, non è colpa mia. Sì, ok, scusa. Yanmin, ma c'è un uccellino dietro di te? Quale uccellino? Non vedo nessun uccello. Che cos'è quello? Oh mio Dio. Vieni qua, attenta, non ti muovere, avvicinati lentamente, ti voglio aiutare. L'hai messo te quel robo? Lo hai fatto apposta? Lo so, ti conosco, l'hai fatto apposta, che schifo è quel robo? Levalo. Rimani qui con calma. Arrivederci, mademoiselle. Ah, e tieni lo straccio, pulisci tutto, mi raccomando. Puzza, questo era... No! Come faccio ora? Leonardo è rimasto da solo con quella psicopatica. Oh, vero che bella. Devo pensare a come uscire. C'è una finestra lì. Potrei uscire da lì. Speriamo che non faccia troppi casini. Uffa, non doveva esserci. 3, 2, 1. Ciao, mi scusi. Mi chiamo Alice. Ciao. Sai per caso dove è finita Yasmin? Yasmin? Oh, non ti devi preoccupare, l'ho vista andare in bagno. E credo che ci rimarrà molto a lungo. Leonardo! Aiutami! Leonardo mi ha chiuso dentro!